apre l'isola ecologica Acqualiano, la struttura su un bene confiscato alla camorra. C'è un'affermazione dello Stato e la restituzione di un bene, di un mal tolto ai cittadini sotto forma di servizi, perché l'isola ecologica è, come dire, un servizio che noi daremo esclusivamente ai cittadini di Acqualiano. E giunge anche il monito del parroco. In una isola ecologica anche noi prendiamo aria, perché vuol dire che ecco, qualcosa in più sarà possibile e magari gli sporcaccioni e quelli che magari non hanno rispetto per nessuno, neanche per la terra dove stanno e neanche per gli altri che hanno al proprio fianco, li troveremo sempre, perché nonostante l'isola ecologica ci sarà sempre quello che magari prenderà la busta della spazzatura e la porterà per cattiveria o magari per sciatteria la porterà fuori la porta della chiesa. All'isola ecologica potranno essere conferiti anche gli ingombranti che saranno utili per un risparmio collettivo della cittadinanza, come spiega il sindaco. Ci sarà poi la possibilità anche di vendere questi rifiuti e di avere appunto un compenso economico che nel tempo sarà fatto risparmiare ai cittadini di Acqualiano.